Ciao, io sono Jaser, questo è Cucina Instagrammabile e l'episodio di oggi è un episodio speciale in collaborazione con Mooncake. L'unico! Bel applauso! Brava! Quest'oggi, caro amico mio, ti aiuterò a conquistare quella ragazza che tanto desideri ma che non sei mai riuscita a conquistare perché ovviamente non hai ancora avuto il mio aiuto. L'idea che ho in mente è un qualcosa di molto versatile, quindi vi do una soluzione che si adatta ad ogni tipo di occasione. Ho fatto pure una rima in questa cosa, hai sentito? Posso fare anche il rapper adesso? Vabbè. Innanzitutto invitate la vostra dolce metà per un dessert. Come dici? Non sai cucinare. Ma non c'è nessun problema, ragazzi. Allora, come prima cosa prendi un mooncake e dopodiché segui i miei passaggi. È proprio cioccolatosa, soprattutto impastato e mi si vedrà il cioccolato nei denti. Ho la bocca sporca. Ovviamente non dimentichiamoci che questa è cucina instagrammabile, perciò una volta che avremo finito il nostro piatto dovremo instagrammarlo. E ragazzo mio, sii un po' elegante, fai instagrammare anche la tua dolce metà così da far ottenere like anche a lei e con un sacco di like è tutto molto più romantico. Perciò procediamo con l'impiattamento. Sentito. Come primo impiattamento vi consiglio di prendere un piatto con un colore un po' scuro perché farà un bel contrasto con quello che stiamo per andare a fare. Ovviamente ragazzi, se non avete capito, oggi impiatteremo, cioè così non dovete neanche cucinare, che se non siete in grado è molto più semplice, siete sicuri che farete una figura strepitosa. Quindi, perché ho il tagliere per impiattare? Cioè, non è inutile? Però, vabbè, da un tono, teniamo il piede. Teniamolo. L'unico! L'unico che cucina con un tagliere per impiattare. Prendiamo, vedi che trick, della panna colorata di rosa e facciamo una mezzaluna. Allora, dovete partire con dei cerchietti più grandi e pian piano diminuire la dimensione dei vostri cerchietti. Così. Voilà! Ed è a questo punto che faremo il nostro vero trick. Dovete prendere uno stuzzicadenti di questo... Beh, anche più piccolo, cioè non siete obbligati a prenderlo così lungo. Cioè, anche questo non è uno stuzzicadenti, nel senso, è uno sì, cioè che cos'è, suona un flauto, non è... Questo è uno stecchino, però va bene anche lo stecchino. E fate, dovete, questa mossa, non ve la spiego, ve la faccio vedere. E questo qua è il nostro risultato. Vedete, sono dei cuoricini, è una cosa molto romantica. A questo punto prendiamo il nostro mooncake e dobbiamo andarlo a mettere nel microonde. Inseriamolo, settiamo le impostazioni giuste che stanno scritte sulla scatola. E a questo punto direi che possiamo fare play. E aspettiamo che avvenga la magia. 2, 1, ping. Mettiamolo delicatamente al centro del piatto, qua così. Tagliamo qua così in prossimità della stella. E ta-dan! E a questo punto il nostro primo piatto è finito. Semplicissimo, ma è la semplicità che arriva al cuore delle persone e si scioglie così. Secondo impiattamento, prendiamo un piatto tondo bianco, lo mettiamo sempre qua al centro. Io mi aiuterei con un qualcosa di rotondo, più o meno deve essere la dimensione del mooncake, quindi questo va benissimo. Lo mettiamo qua al centro del piatto. Prendiamo come prima della panna, ma questa volta colorata di giallo. E facciamo il contorno rotondo. Uoppala. E ora dovete delicatamente alzare. A questo punto prendete una forchetta e fate questa mossa che non so come si chiami tecnicamente come mossa. Cioè fate le spennellate con la forchetta in questa maniera. Swipe up. Mi piace, fate swipe up con la forchetta. Elegante, delicato. Ora, ah, che mossa stupida che ho fatto. Se non faccio qualche c***o sono felice. Riprendiamo il nostro mooncake. Mettiamo anche questo qua nel microonde. Una volta pronto, bello caldo, e andiamo a metterlo al centro della nostra corona. Ora, in realtà tipo è un sole, questa è la luna, ha fatto l'eclissi. È bella, cioè questa è anche artistica come cosa, dai. A questo punto, semplicissima, elegante, io direi che anche questo impiattamento è stato realizzato. Procediamo con il terzo ed ultimo impiattamento e a questo punto io accompagnerei il cioccolato del mooncake con della bella e buona frutta. Primo che prenda il kiwi, te lo vado a sbucciare. Non ho mai sbucciato un kiwi in vita mia, sapete? Col pela patate? E non esiste il pela kiwi, mi hanno detto. Allora, quello che sto facendo è... Non funziona! Quello devi usare. Sbagliato, devi prima tagliare i bordi. Dopo aver capito che non serve a nulla defilare il kiwi, facciamo il metodo 2. Col coltello tagliamo la parte sotto e la parte sopra. Ah, di più vuoi, dici? Per non sprecare cibo. A questo punto tagliamolo così, via i bordi. Gisele, hai detto che non volevi sprecare il prodotto, guarda quanto c***o stai tirando via. Mentre lo facevo mi rendevo conto che forse non era stata una grande... Vabbè! Hai un hashtag. Tagliamo a listarelle il nostro kiwi e teniamoli qua così. Prendiamo come frutto la mela e andiamo a tagliare allo stesso modo del kiwi la mela, no, magari un po' meglio del kiwi. Taglio a metà, tipo. Dovresti prima sbucciarla. Sbucciamola.
Beh, funziona alla grande. Anche la mela l'abbiamo fatta e l'ananas. Prendete dell'ananas e sbucciatelo a fette. Aiutandoci con delle fantastiche formine a forma di fiorellino, facciamo i fiorellini. Facciamo prima il kiwi. Così. Queste come ogni volta ve lo mangiate. A me non piace il kiwi. Dai, mangialo comunque. Che buono. Saltiamo il secondo. Io voglio il cioccolato, non la frutta. Ah, ce l'ho fatta. Beh, però poverino, l'ananas ha l'osso. È quello, infatti. L'osso l'abbiamo tolto, quella è la parte commestibile. Beh, ma non era così facile. Con le nostre formine, adesso ci divertiamo, facciamo come dai bambini, assembliamo i giochi. Prendiamo la prima tac di ananas, poi una fetta di mela, una fettina di kiwi e per concludere mettiamoci un mirtillo. Questo è il mirtillo, sì. Tac, e abbiamo fatto un fiorellino. Che roba. A questo punto metterei i mooncake sul piatto e poi andiamo a completare gli spazi vuoti, perché noi abbiamo un po' l'horror vacui, no? L'horror vacui, la paura del vuoto, no? Quindi riempi tutti i buchi, no? La spiego perché non si sa mai. Il mooncake però a questo punto non lo farei caldo, voglio provare quello freddo messo in frigo, quindi se mi passate dalla regia del mooncake ghiacciato, bello freddo, eccoli qua. Certo che aprire questi pacchetti sembra una felicità assurda, cioè non lo so, ti senti proprio tornare all'infanzia, è una cosa stupenda. Qua così, e a questo punto soffiate per non andare via le briciole. Mettiamoci le stelline in giro, guarda così che carine. Questo è il vostro piatto fruttoso e cioccolatoso, quindi abbondate, non abbiate paura. Abbiamo preparato anche il nostro terzo piatto e quindi direi che possiamo aggiungerlo agli altri due ed instagrammare tutto quanto. Che ho fatto con la pancia in dentro, mica che si dà che sembro grasso. Questi qua sono i nostri tre impiattamenti finali, come avete visto sono molto semplici ma fanno una grande figura, quindi riuscirete a fare colpo e a fare un sacco di like. Abbiamo la versione più romantica, la versione più elegante e la versione un po' più giocosa da condividere perché è per due. C'è anche le altre le fate per due, però queste proprio nel piatto per due, ci ho mangiato insieme, avete capito. Perciò io direi che a questo punto possiamo instagrammare. Perfetto ragazzi, le foto le abbiamo fatte, i like le abbiamo presi, la ragazza l'abbiamo conquistata, siamo soddisfatti del nostro lavoro. Un ultimo consiglio che sento di darvi è quando instagrammate usate un filtro amaro, perché col dolce fa un buon contrasto nel... Provate anche voi a fare questi impiattamenti dei mooncake e mandatemi le foto su Instagram taggando me, Jaser182, e ovviamente usando l'hashtag cucina instagrammabile, hashtag pan di stelle, hashtag mooncake e per finire hashtag l'unico. L'hai capita? L'unico nel senso di... No vabbè, aspetta, era divertente, fammela spiegare. L'unico perché è luna, moon... No, moon è luna in inglese, ragazzi. Se non sapete l'inglese non è colpa mia però, eh. Faceva ridere.